Buonasera a tutti amici del campionato universitario, sono Riccardo Netto e stiamo per assistere al secondo quarto di finale qui a Sant'Ambrogio Palace di Coppa dell'Università fra Milanesi Smog e AC Picchia. Le squadre le conosciamo, i valori sono simili, Milanesi con tecnica ed eleganza, mentre Picchia più compatti e affiatati. Quarto di lusso dunque, passiamo ora alle formazioni con i Milanesi Smog che schierano Barzaghi in porta, poi Baglioni, Bianchi, Gusti, Iurlaro, La Russa, Senesi, Stone e Tosi. AC Picchia risponde con Angelinetta fra i pali, poi Calvani, Cutrera, Gagliani, Morpurgo, Pignataro, Ricci, Rocchi, Sanguinetti e Wagner. Arbitro di serata, il signor Russo. Fischietto la bocca, si parte! È cominciata! Punizione! Parte Bianchi! Pallone sul fondo! Di un nulla, prima occasione del match. Pallone recuperato ancora da Bianchi. Uno contro uno, Bianchi contro Ricci, Bianchi... col mancino! Pallone che finisce di poco lato! Ma Sanguinetti viene anticipato da Tosi. Tosi va via molto bene. Il numero di Tosi la mette in mezzo. La palla resta lì! E il vantaggio dei Milanesi Smog! Ha segnato La Russa! 1-0! Calvani. Sanguinetti. A spazio. Sanguinetti prova la conclusione sul fondo. Attenzione a Gagliani. Prova la conclusione deviata. Barzaghi in qualche maniera. La mette in corner. Viene avanti il numero 8 di Milanesi Smog. Spazio Bianchi va a cercare Stone. Angelinetta la sbroglia così. Ripartenza ancora adesso però della Cipicchia con Sanguinetti. Posizione centrale del campo. Sanguinetti va via. La conclusione la traversa. La palla resta buona, allontanata. Bellissima partita. Sanguinetti viene avanti. Che traversa che ha preso il numero 21 della Cipicchia. Però sbaglia stavolta Sanguinetti. Bianchi recupera il pallone. Uno contro uno contro Ricci. Va via Bianchi. Salta uno. Salta due. La conclusione. Angelinette. Super. Sanguinetti viene avanti. Tra centrale del campo. La conclusione. Il gol di Sanguinetti. Il pareggio della Cipicchia. La conclusione dalla distanza del numero 21. Accolto di sorpresa Barzaghi. Forse anche con una deviazione leggerissima di Pignataro, che ha distratto l'estremo difensore di Milanesi Smog. 1-1. Punizione per i Milanesi Smog sul punto di battuta. Manco a dirlo, Bianchi. Parte il numero 8 di Milanesi Smog. E su questa punizione ribattuta finisce il primo tempo. 1-1 fra Milanesi Smog e AC Picchia. Sta per cominciare la ripresa di Milanesi Smog a Cipicchia, parziale di 1-1 con la Sant'Ambrogio Palace in questo secondo quarto di finale della Coppa dell'Università. E si comincia. Parte Gagliani addirittura a provarla. Pallone che sfiora il palo. Corner in mezzo, Gagliani! Il vantaggio della Cipicchia, 2-1. Bianchi ora sul punto di battuta. Tutto pronto, vediamo un po', fischia Russo, parte Bianchi, pallone deviato, resta di Angelinetta, riflesso Fenilo. Bianchi accelera lui, cambia marcia Bianchi, allarga per Iurlaro, alza la testa, numero 12, Iurlaro. Iurlaro poi va a allargare per Stuani, prova a cambiare gioco, ancora per Bianchi che la mette giù, la conclusione sul fondo. Bianchi, stop solto, difficoltoso, perde la palla Bianchi, Sanguinetti, 2 contro 1, occhio, Sanguinetti a cercare Gagliani, Gagliani, la conclusione, Barzaghi si pone, poi però non è finita, Pignataro va a cercare Sanguinetti, da solo in aria Sanguinetti, 3-1, la doppietta di Sanguinetti. Attenzione però a Gagliani che viene avanti, Gagliani accelera la conclusione, il 4-1, Gagliani. La doppietta! Calvani. La gioca per Ricci, sbaglia Ricci, le recupera però Gusti, Gusti va a cercare Bianchi in aria, Bianchi! 4-2! Riaccorcia le distanze Bianchi. Dai raga. Parte Gagliani da lontanissimo, sfiora l'incrocio. Tosi, lancio lungo a cercare dall'altra parte Gusti, non ci arriva troppo lungo il pallone. Dai. Finisce qui, la Cipicchia è in semifinale all'Arena Civica, eliminati i Milanesi Smog. Un saluto da Riccardo Lionetto.